Eccomi, ciao ragazzi e ciao ragazze. Allora, tra un attimo metterò una musica di sottofondo, devo ancora sceglierla. Allora, sabato scorso, cioè praticamente 2 giorni fa, insomma, quindi vabbè, adesso la giornata sta finendo, quindi 2 giorni fa circa, ho ricevuto una telefonata, ho messo giù i punti. Uno, che cosa mi è capitato? Beh, una cosa che non mi era mai capitata. Ma neanche mi aspettavo che mi sarebbe potuta capitare. Due, me lo aspettavo o mi aspettavo questa cosa? Bah, no, no, cioè la si mette in preventivo, nel senso che è una delle possibilità, però non, no, non me l'aspettavo. Tre, come ho reagito? Beh, ne parliamo tra un attimo. Quattro, per quanto tempo mi trascinerò dietro questa cosa? Non tanto tempo, ragazzi e ragazze, ok? La vita è troppo breve per trascinarsi dietro troppe robe, ok? Quindi per quanto tempo mi trascinerò dietro questa cosa? Non troppo. 5, parliamone, ma prima metto un po' di musica. Quindi in realtà metto in pausa un attimino il video, scelgo una musica secondo me adeguata e niente, e ne parliamo un attimino. Arrivo subito. Ehi là, notate qualcosa? È cambiato qualcosa? Punto 3, come ho reagito? Punto esclamativo. Bene, ora lo vediamo. Dai ragazzi e ragazze, vi chiedo scusa. Ho fatto uno scherzetto. Scusatemi se magari vi ho fatto stare un po' con lo stato vitale basso. Per fortuna è tutto vero, ma è tutto orientato al positivo, al costruttivo, perché sabato scorso ho ricevuto una telefonata, non faccio il nome e neppure il cognome per adesso, ho deciso di chiamarti Mr. X, caro amico mio, grazie, grazie di cuore per la persona che sei, ma poi ti farò conoscere sicuramente, indipendentemente dal fatto che tu possa accettare o meno la mia proposta. A breve ti farò anche qui, così un po' vado quasi ad ufficializzarla, vedo se si calca un po', però niente, Mister X ha da qualche tempo preso in mano il mio percorso sui cicli, l'ha studiato, ha fatto gli esercizi, ha iniziato ad utilizzarlo per se stesso, beh, stava andando parecchio bene, ha deciso di mettersi in discussione e di divulgare i segnali che tradava e che trada per se stesso. Ha avuto, direi, un più che ottimo riscontro, molte persone hanno iniziato a seguirlo, a replicare i segnali, a portare a casa i soldi, e complimenti Mr. X, ha gestito diversamente un po', no, rispetto a quello che faccio io, dove mentre trado faccio telecronaca o altro, quindi ha costruito una parte che effettivamente mi mancava, nel senso che io, ripeto, sono live. Faccio l'auto grande fratello della mia giornata, mentre Mister X si fa l'analisi ciclica, ripeto sul mio metodo ciclico, e poi mette gli ordini e quindi sono ordini più tranquilli, vengono più facilmente condivisi e stanno andando veramente gran bene. Quindi riserviamoci la possibilità di verificare ancora Mister X magari questi mesi estivi. E poi da settembre la proposta te la faccio qui, da settembre sei il benvenuto in Trading Room, sentiamoci, conosciamoci, organizziamoci perché vale la pena, ecco, che quei soldini lì vengano presi da tante persone, ok? Quindi già quelle che ti seguono sono tante, però insomma potrebbero essere ancora di più e quindi win-win, no? Mi piace molto questo aspetto. Bene, quindi Mr. X, condividendo i segnali via web, stato seguito, ha iniziato ad essere seguito da parecchie persone, si incontreranno sabato 17, un po' distantini da casa mia, anche perché poi io mi ero già organizzato il prossimo weekend, sarò però presente, proprio perché di fronte ad una gratitudine così automaticamente anche tu lo diventi e quindi con piacere dedicherò un'oretta e mezza della mia giornata di sabato pomeriggio
facendo due interventi via Skype. Sarebbe bello poter avere Mr. X poi foto dell'evento, un video, insomma, se mi inquadri la sala mentre parlo, contentissimo, grazie mille. E poi metterò tutto online, ovviamente, metterò nel mio blog. E quindi niente, adesso in questa sala, a sabato scorso, quando ho ricevuto la telefonata, c'erano 78 persone. Secondo me, con l'atteggiamento che hai, arriverete a oltre le 100 persone, e me lo aspettavo assolutamente no. Che cosa mi è capitato? Ve l'ho appena detto. Come ho reagito? Ho reagito così, siccome per, insomma, trasmettermi la tua gratitudine, dimostrarmela, ma non che ce ne sia bisogno tra altre cose, però sei proprio così e quindi grazie. E niente, sostanzialmente, siccome sabato dirai che il tuo modo di tradare lo hai appreso da me e quindi eri contento se le persone, nel caso fossero interessate, ecco, venissero ad apprenderlo da me direttamente o indirettamente, quindi sostanzialmente con le proposte che ci sono nel sito, allora ho deciso di fare tre super offerte che contemplano ovviamente i cicli e poi altre cosucce che vedrete scorrendo in giù la pagina. E punto 4, per quanto tempo mi trascinerò dietro questa cosa? Fino al 21 giugno a mezzanotte, dopodiché, insomma, vabbè, se ci sarà qualcuno che vedrà all'ultimo questa offerta, va bene, ragazzi e ragazze, parliamoci chiaro, voglio dire, ci mancherebbe altro. Però questa roba qui è unica nel suo genere, nel senso che al volo ho fatto fare dal programmatore la pagina. Onestamente non avrei mai pensato una roba del genere, però sono veramente contento, quindi grazie Mr. X. A questo punto penso di poter dire che non solo io ti aspetterò da settembre in avanti, ma molte più persone. E quindi niente, se tutto questo potrà collimare con il tuo percorso di vita e con la tua vita attuale, ben che venga, insomma, va bene. Ragazzi e ragazze, sono molto contento, insomma, una persona che studia il tuo metodo, si trova bene, ne condivide i segnali, fa guadagnare altre persone, 78 persone sono già interessate, andranno ad ascoltare Mr. X, che veramente ha fatto sostanzialmente tutto per me, neanche io, senza che neanche io lo sapessi, non lo sapevo neanche. Me lo comunica, ma mi sembra il minimo intervenire per un'ora e mezza spiegando un po' di causa ed effetto dei cicli sabato, un po' del discorso anche portafogli, del Fabry Forecast, eccetera. Cioè, io qui ho fatto un'offerta e se qualcuno è interessato, insomma, si troverà uno sconto interessante, secondo me, quindi ben che venga. Quindi avanti tutta e grazie ancora Mr. X, veramente. Spero di poterti quanto prima far parlare nella mia trading room, far tradare nella mia trading room, farti conoscere e avanti tutta. Grazie veramente di cuore. A presto. Ciao ragazzi, ciao ragazze. L'offerta, adesso non so quando riuscirò a far mandare questa mail, quando vi sia arrivato questo video via mail, non so che giorno sarà, ma comunque in ogni caso scadrà il 21 giugno, ok? Poi se c'è qualche tra virgolette ritardatario non cambia niente, un giorno in più, un giorno in meno, però ragionateci tendenzialmente fino al 21 giugno 2017 a mezzanotte. Ciao ragazzi, ciao ragazze, a presto.